5 giocatori attualmente dell'Inter che non sapevate oppure non vi ricordate che abbiano giocato appunto per queste squadre. Il primo nome è quello di Federico Di Marco al Sion. Sì, anche Di Marco ha giocato in Svizzera nella squadra appunto svizzera dove ha giocato anche Mario Balotelli nella scorsa stagione. Arrivò nel 2017 per circa 4 milioni di euro dall'Inter e in Svizzera non fece, diciamo, benissimo. Fece una presenza nel Sion Under 21, dove andò anche in rete, e poi con la prima squadra fece 9 presenze, di cui fece solamente un assist. Non un'ottima stagione, ma abbastanza per convincere l'Inter nell'estate seguente, ovvero nell'estate 2018, a riacquistarlo e riportarlo a Milano per 5 milioni di euro. Il secondo è Marcus Thuram al Sochaux. Spero di averlo pronunciato giusto, sicuramente no. Marcus Thuram giocò al Sochaux in Ligue 2, ovvero nella Serie B francese, dal 2015 al 2017. Per essere un attaccante aveva delle statistiche, bisogna dire, anche abbastanza vergognose, perché in circa 50 presenze fece solamente un gol e 3 assist in 2 stagioni. E dopo queste appunto 2 stagioni, dal 2015 al 2017, nel 2017 lasciò il Sochaux e andò a Guingamp per 600.000 euro. Sicuramente non un ottimo inizio di carriera, ma poi sappiamo benissimo che è riuscito a esplodere in Germania e adesso all'Inter. Il terzo giocatore invece è Çalhanoğlu all'Hamburgo. Probabilmente Çalhanoğlu all'Hamburgo è quello più conosciuto tra i 5 ed è appunto dove si è iniziato a far sentire appunto il turco nel calcio europeo. Arrivò all'Hamburgo nell'estate, all'inizio della stagione 2012-2013, ma fu mandato inizialmente in prestito a Karlsruhe in Bundesliga 2. Quindi all'Hamburgo giocò solamente nella stagione 2013-2014 e fece un grandissimo anno. In quella stagione lì, appunto, vestendo la maglia dell'Hamburgo in Bundesliga, fece in 35 partite ben 11 gol e 2 assist, che per essere un centrocampista che non era sicuramente quello di adesso, aveva delle statistiche veramente incredibili. Segnava su punizione, che era il suo cavallo di battaglia, segnava anche su rigore, segnava su azione, segnava in qualunque modo. E appunto questa grandissima stagione fu abbastanza per lasciare l'Hamburgo a fine stagione, dopo una sola stagione in cui ha vestito la maglia del club tedesco, e approdare al Bayer Leverkusen per solamente 15 milioni di euro. E poi sappiamo, dopo il Bayer Leverkusen, dove è andato e la crescita che ha avuto nella sua carriera. Il quarto trasferimento, invece, che il quarto giocatore che forse vi ricordate, probabilmente sì, è Bastoni al Parma. Bastoni è cresciuto appunto nel vivaio dell'Atalanta, si è messo in luce nella prima squadra dell'Atalanta, per poi essere acquistato nell'estate del 2018 dall'Inter per 31 milioni di euro. Appena acquistato dall'Inter, però l'Inter non lo sentiva pronto ancora, non lo sentiva già da prima squadra, e lo manda in prestito al Parma, dove appunto nella stagione 2018-2019 fece un grandissimo anno, divenendo il perno della difesa già da subito, e fece 24 presenze, di cui un gol e 2 assist, e convinse l'Inter a tenerlo da subito e farlo diventare un elemento fondamentale della difesa già dalla prossima stagione. E l'ultimo è Dumfries al Herenveen, una diciamo piccola squadra dell'Olanda, in cui fece solamente una stagione, ma fu abbastanza per farlo mettere in mostra grazie alle sue ottime prestazioni, per poi passare l'estate seguente, dopo una sola stagione appunto che ha vestito la maglia dell'Herenveen, al PSV per 5 milioni e mezzo. E sappiamo benissimo al PSV quanto farà bene e appunto poi dove andrà dopo il PSV. Li sapevate tutti e 5? Chi sapevate e chi no? Ditemi la vostra e ditemi di che squadra vorreste che parli nel prossimo episodio.